saltare è proprio Daniela Hafner. Ma il primo possesso della partita è di Kuz Cagliari. Trivulli avanti. Si sposta sul lato destro. Buon vecchio su di lei. Niola. Mantiene sullo stesso lato il gioco. Bellissima finta da parte di Prosperi. Non va comunque il canestro. Hafner per buon vecchio sul playmaker Kuz. Fabricini. In sicurezza Fabricini, si muove bene, peccato la palla non entra. Striulli quindi con tutta calma. Sandro Petti ha schierato su Striulli quello che è indubbiamente uno dei nostri migliori difensori, ovvero Emma Bombecchio. Striulli. Prosperi fino in fondo, sbaglia ma a rimbalzo c'è Ljubenović che realizza i primi due punti della partita. Hafner, bellissima palla, subisce fallo, saranno due tiri liberi per lei. Ricordiamo che il coach Sandro Pezzi deve fare ancora meno di Villarini e Luppi, entrambe infortunate sì nelle pregresse partite. Salutiamo Giulia Piermattei che vediamo online in questo momento, alla quale come al solito va il nostro grande abbraccio rispetto a quella che finora non è stata sicuramente una stagione fortunata per quel che riguarda il cumulo di infortuni. Ciao Giulia, speriamo di rivederti presto. Quando nel frattempo Hafner ha realizzato il primo dei due liberi, realizza anche il secondo, situazione di parità. Caldaro. Striulli. Caldaro, Striulli ancora. Ljubenović porta un blocco al playmaker. Ljubenović per Prosperi. Da tre. Non va. Bella azione difensiva da parte di Pallacanestro Bolzano che ha impedito in sostanza l'attacco da parte della formazione ospite. Kuit. Capisce tutto Caldaro che cerca di intercettare il pallone, possesso comunque ancora per la formazione di casa. Punteggio sempre sul 2-2 quando la partita è iniziata da circa 2 minuti. Kuit per Bonvecchio. Garafoni da 3, si gira bene, non va però il tiro, rimbalzo Kuz, contropiede Ljubenović da sola, non sbaglia, 2-4. Fabricini per Kuz, Kuz in penetrazione, bellissima palla servita di Kuz per Hafner che però rallenta un attimo l'azione d'attacco, decidendo di scaricare fuori, buon vecchio per Fabricini, che bella giocata quella di Pallacanestro Bolzano, 4 pari. Niola, Striulli, fuori per Ljubenović, Prosperi, Caldaro, fuori per Niola. Caldaro subisce fallo. Azioni di gioco di Kuz Cagliari fino a questo momento che vengono giocati tutti sul lato destro del campo. Mi correggano le mie amiche se sbaglio, ma per ora l'osservazione mi sembra abbastanza pertinente. Sempre 4-4 il punteggio. Striulli. Ben gestita da Bonvecchio, si gira bene, non va però il tiro, sarà ancora possesso Kuz. Caldaro da fuori, Bonvecchio a rimbalzo. Bonvecchio, cambia tutto, Kuit,
Cerca e trova Fabbricini, non trova però il tiro Francesca Fabbricini, si rigira ma commette infrazione di passi. Nulla di fatto, 4-4. E a sua volta commette Prosperi infrazione di passi. Possesso quindi per Pallacanestro Bolzano, risultato sempre fermo sui 4-4. Esorta le sue stare larghe in questa fase d'attacco, scarica fuori bene su Garafoni che però non trova la tripla. Ripartenza dunque per Cuscagliari. Striulli. Cambio difensivo qui su Striulli. Commette fallo Kuit. Sì, per cui sarà ancora possesso Cuscagliari. Ljubenović, Caldaro, Niola, arresto e tiro per lei, non va il tiro, c'è Garafoni a rimbalzo. Garafoni per Kuit, blocco di Fabbricini, raddoppio sul portatore di palla, quindi scarico su Hafner, fuori per Bonvecchio, in uno contro uno ma Bonvecchio cerca un'azione d'attacco abbastanza impegnata, ma trova una bellissima palla per Fabbricini, grande assist questo per Emma Bonvecchio, 6-4. Emma Bonvecchio che questo pomeriggio, fino a questo momento, stiamo vedendo indubbiamente molto carica sia in difesa, infatti sta consentendo molto poco al playmaker cagliaritano, che dispensando delle bellissime palle in fase d'attacco. Bene così. Pallacanestro Bolzano 6, Cuscagliari 4. Esce infatti Striulli, fa il suo esordio, Saias. Sfrutta il blocco di Fabbricini, arresto e tiro. Sbaglia il tiro, tiro assolutamente lecito. Ottima iniziativa per Karin Kuit. Ljubenović. È ancora lei a cercare ribaltamento, consegna la palla a Saia, sfrutta il blocco di Caldaro. Uno contro uno, scarica fuori. Tripla di Niola. 6-7. Garafoni. Kuit, un solito blocco di Fabbricini, subisce così il fallo. Esce Prosperi, entra Puggioni. Hafner. C'è stato un fallo, suppongo, ai danni di Puggioni, neo entrata. Possesso dunque ancora per Pallacanestro Bolzano quando il risultato è fermo sul 6-7. Kuit, da casa sua, Karin Kuit risponde così, come bere un bicchiere d'acqua, 9-7. Caldaro consegna la palla a Niola, che sfrutta il blocco di Ljubenović, in uno contro uno, scarica fuori per Caldaro, sbaglia il tiro da fuori, c'è Hafner a rimbalzo. Palla sporcata, possesso comunque per le padrone di casa. Esce proprio Caldaro, entra in campo Madeddu. Bonvecchio, sfrutta il blocco di Hafner.
Kafner, buona l'idea, palla sporcata da Kuz, possesso ancora, palla canestro Bolzano. Buon vecchio. Kuit cerca un tiro allo scadere, Kuit che non va. Parte dunque Cagliari con Sayas. Fugioni sbaglia per un soffio il canestro. Ne approfitta Kuit in velocità. Palla magica per Fabricini, che subisce fallo. Saranno due tiri liberi per lei, sempre 9-7 il punteggio. Esce un'ottima Emma Bonvecchio, rientra in campo Chiabotto. Entra in campo Chiabotto, scusatemi. Rientra in campo invece Striulli. Vediamo appunto come se la caverà Chiabotto in difesa su il forte capitano di Kuz Cagliari. Segna il primo libero Fabricini. Vedo intanto Chiara scrivere accuratamente una serie di dati importanti. Segna anche il secondo, palla canestro Bolzano, va dunque sul più 4. Mi suggerisce Chiara che appunto fino a questo momento 4 su 4 i liberi per palla canestro Bolzano. 11-7, 3 minuti e 10 al termine del primo quarto. Entrata in campo nel frattempo Petrova. Madeddu, Strulli, attende il blocco, penetra dentro, serve una bellissima palla per Madeddu, due punti per quest'ultima, 11-9, bellissima costruzione di gioco da parte di Strulli. Chiabotto, uno contro uno per Chiabotto, perde palla, possesso Kuz. Entrata nel frattempo in campo Valentina Marcello, punteggio sempre fermo sull'11-9 per pallacanestro Bolzano. Azione d'attacco con Sayas. Niola. Madeddu per Striulli. Striulli in uno contro uno. Madeddu da fuori. Due punti per lei, 11 pari. Fabricini. Kuit. Uno contro uno Kuit. Scarica fuori su Chiabotto. Da tre Elisa Chiabotta. Che peccato, non entra però la palla. Quindi riparte Kuz. Sempre 11 pari, 1 minuto e 48 al termine del primo quarto. Striulli. Vai al tiro Strulli, c'è tutta rimbalzo. Kuit, Chiabotto per Fabricini, bella triangolazione. Sbaglia il tiro Fabricini, palla impossibile di Valentina Marcello. Sarà possesso Kuz. Yes, tutto facile per lei, Garafoni perde letteralmente la sua attaccante che commette però sfondamento. Secondo fallo personale per Sayas. Chiabotto. Fabricini, Marcello, Chiabotto. Fuori per Kuit, da tre cari Kuit, realizza
Di nuovo Karin Kulc, 14-11. Striulli, Madeddu di nuovo per Striulli. In uno contro uno si spinge verso il fondo, scarica bene fuori. Sbaglia, sostituisce proprio a lei il pallone che scarica a sua volta su Madeddu che cerca la triangolazione ed Deppe trova a subire il fallo. Nel frattempo, proprio Saias entra in campo Sorbellini. Strilli, uno contro uno sul centro, scarica fuori Strilli e sbaglia Madeddu, ma ancora rimbalzo Kus, ulteriore errore, Kuita rimbalzo, Fabbricini, apertura veloce su Chiavotto. 12 secondi al termine del primo quarto, punteggio fermo su 14-11 per le padrone di casa. Secondi al termine del primo quarto. Kuit in arresto tiro, sbaglia ma va a riprendersi il rimbalzo, segna 2 punti. Una meravigliosa Karin Kuit in questo primo quarto. Pallacanestro Bolzano 16, Kus Cagliari 11. Ringraziamo nel frattempo Mattia che ci rifocilla commentine da 2 partite a questa parte. Grazie Mattia. Potremmo fare un supplied by e citare le marche di caramelle, ma sarebbe assolutamente pubblicità occulta, quella, insomma. Già sono anni sono mesi difficili, non è il caso. Una partita davvero piacevole fino a questo momento, anche equilibrata. Si entrerà dunque nel secondo quarto sul punteggio di 16, Pallacanestro Bolzano, 11 Kus Cagliari. Tra poco staremo pronti per la nostra solita rubrica, l'angolo dei numeri. Vedo Chiara addirittura utilizzare un libricino che sta facendo Righello. da righello, quindi un'organizzazione veramente alta, di spessore. Altro che Ringraziamo come al solito Chiara Rossi. Ma torniamo a cose più serie. Marcello per cui si smarca bene Chiabotto, pronta a tirare da 3, non realizza, ma si prende il rimbalzo Marcello. Possesso Kus. Striulli. Si intendono Madeddu e Striulli, sarà possesso per Pallacanestro Bolzano. Kuit, assentato, Kuit ancora. Bella palla di Kuit per assentato, si gira bene, peccato per il tiro, e 2 rimbalzo. Riparte dunque Striulli. Penetrazione, bella resta il tiro. 2 punti per Capitan Strilli, 16-13.
Chiabotto. Sfrutta il blocco di Marcello. Ribalta fuori per assentato. Non va la tripla, ma c'è Hafner a rimbalzo. Da sola Hafner si gira bene, sbaglia però il tiro, si riprende il rimbalzo e subisce fallo. Minuto. È iniziato da 1:15, secondo quarto, pallacanestro Bolzano 16, Cus Cagliari 13. Vediamo, coach Scacca abbastanza arrabbiato nei confronti delle sue. Vediamo come tornerà in campo la squadra ospite. Marcello, uno contro uno, viene braccata dalla difesa cagliaritana e commette infrazione di passi. Prosperi. Ljubenović consegna palla al suo playmaker. Rosario ancora cambia tutto, Ljubenović uno contro uno al centro, consegna una bella palla, ma vedo che subisce fallo, saranno due tiri liberi per lei. Realizza il primo Madeddu. E realizza anche il secondo, 16-15. Cuit. Chiabotto. Non c'è nessuno in aiuto. Riesce con qualche modo pallacanestro di Bolzano a superare la metà campo. Cuit in arresto tiro. Sbaglia. C'è. Ljubenović ha rimbalzo, che apre bene su Rosperi, che si porta in uno contro uno. Fa decidere poi di ripartire. Una comoda azione d'attacco di Kus. Rosperi in uno contro uno. Bella triangolazione, altri due punti per Madeddu. 16-17 il punteggio. Kus che dunque si riporta in vantaggio. Per Marcello chiama a minuto coach Sandro Pezzi. Qualche palla persa di troppo forse per pallacanestro Bolzano, cosa ne pensano le mie amiche? Annuiscono e Chiara specifica di non aver preso nota dell'unica cosa che in questo momento conta, le palle perse, ma le si vuole bene lo stesso. A fine partita però sarà in grado di dirci per ogni giocatrice quanti chilometri avrà percorso, ma non saprà elencare il numero totale di palle perse, ma ci piace e le vogliamo bene così. Tornano in campo le due squadre sul 16-17. Secondo quarto ancora lungo da giocare, mancano infatti 7 minuti e 28.
secondo quarto in questo momento che ha un sapore diverso rispetto al primo, molti errori in casa Pallacanestro Bolzano, sono Cus che naturalmente approfitta di queste sviste delle padrone di casa. Possesso proprio per Cus, Prosperi, per Friulli, Madeddu, Sorbellini, desiste dall'azione personale, mancano 7 secondi al termine dell'azione d'attacco di Cagliari. Nel frattempo c'è una caduta in area con un fallo segnalato per Daniela Hafner, quindi sarà ancora possesso Cus Cagliari. Vai Dani! Ljubenović, Striulli, Prosperi, un uno contro uno Prosperi, prova la chiusura però di Fabricini, prova dunque da tre, non va ma c'è Ljubenović a rimbalzo, saranno due tiri liberi per lei, azione ancora di Daniela Hafner, ora vediamo, appunto questo è il suo secondo fallo personale, torna nel frattempo in campo Calvaro, per far riposare un'ottima Madeddu. Sbaglia il primo. E realizza invece il secondo. Cus che si porta più 2, 16-18. Recita infatti il tabellone. Chiabotto. Raddoppiata Chiabotto. Ne approfitta dunque Prosperi. Che mette la firma più 4, 16-20. Assentato. Hafner che subisce anche fallo. Raddoppi importanti in questa fase di Cus che stanno dando non pochi problemi alla formazione bolzanina. Chiabotto. Uno contro uno per Chiabotto. Non trova nessuna delle sue, se non Hafner, in post basso che si gira bene ma viene raddoppiata, costretta dunque a scaricare fuori su Garafoni, non va al tiro. Sorbellini da sola, stoppata, va assentato, riparte con calma Chiabotto, con calma per modo di dire. Assentato, attende Hafner, non sfrutta però il suo blocco, penetra sul fondo, si riprende poi il rimbalzo, non va neanche il secondo tiro, sempre 16-20 il punteggio, Striulli, vediamo muoversi intanto la panchina bolzanina, al cambio infatti Emma Bonvecchio e Karin Kuit. Torniamo alla partita, Striulli in uno contro uno, si gira bene, scarica poi fuori, da tre. Sbaglia Ljubenović. Chiabotto. Sbaglia tutta la formazione bolzanina, situazione di 2 contro 1. Prosperi da sola, da sotto, non sbaglia, si porta più 6 Cagliari, 16-22 il punteggio. Pallacanestro Bolzano sicuramente confusa in questi primi minuti del secondo quarto, una serie di errori assolutamente evitabili. Garafoni sbaglia tutto, quindi Striulli in contropiede, situazione di disparità, sbaglia ciò nonostante Sorbellini, riparte Bolzano. Assentato da tre, tripla per Giorgio, assentato che fa rifiatare la formazione di casa. 19-22 il punteggio, 4 minuti e 25 al termine del secondo quarto. Ljubenović si chiude bene sul fondo, scarica fuori su Sorbellini che risponde così, tripla per lei, 19-25. Chiabotto in uno contro uno,
tutto bene, a parte il tiro, ma c'è Fabricini, 2 punti per lei. 21-25. Speri. Orbellini uno contro uno, scarica fuori bene su Caldaro, non va il tiro, Fabricini a rimbalzo, Garafoni scarica sotto suo assentato, 2 punti per lei, 23-25, pallacanestro Bolzano che accorcia dunque le distanze su più Cagliari, quando mancano 3 minuti e 20 al termine del secondo quarto. Struli ancora, brutta il blocco di Caldaro, arresto e tiro della lunetta per lei, non va questa volta al tiro, c'è Garafone che subisce il fallo. Come anticipato tornano in campo Kuit e Bonvecchio. Nonché Petrova e Miola. Kuit. Fabricini. Sbaglia tutto Fabricini in un tentativo di passare la palla ad assentato, intercettata da Prosperi che fa tutto da sola e perde il possesso. Esce Striulli, torna in campo Sayas. Kuit, sempre 23-25 il punteggio in questo momento. Kuit da 3, sbaglia questa volta il tiro l'olandese, ma c'è Bonvecchio che si lancia sul pallone, ma la meglio Cagliari. Sayas. Miola. Prosperi. Sayas perde il pallone, ma c'è Petrova, sbaglia però il tiro, Fabricini per Bonvecchio, assentato, Bonvecchio ancora, Hafner per assentato che subisce il fallo. Sempre meno 2 pallacanestro Bolzano, 23-25 infatti il punteggio, 1 minuto e 58 alla pausa lunga. Hafner, Kuit, sfrutta il blocco di Hafner, in uno contro uno Kuit, cambi di velocità mortali per Cagliari. Assentato in un'ottima azione di arresto e tiro, porta la sua squadra in parità, 25 pari. Bellissima azione, come dicono giustamente le mie amiche Alessandra e Chiara. Bravi! Quest'ultima di pallacanestro Bolzano. Faia! Bonvecchio su di lei. Secondo fallo, penso. Sì, secondo fallo, peraltro nel giro di pochi istanti. Al tiro Sayas. Entrambe le squadre sono infatti entrate in bonus in quello che è l'ultimo minuto e mezzo del secondo quarto. Sempre 25 pari il punteggio. Esce nel frattempo Caldaro e torna in campo Ljubenović. Realizza il primo Sayas. Realizza anche il secondo, più 2 Cagliari. Qui. Fabricini, Bonvecchio. Uno contro uno Bonvecchio. Palla che rimane schiacciata sulla parte destra del campo.
Quitting Step Back da 3, quinto di tabella. Azione tuttavia maestosa da parte dell'olandese, 28-27. Pallacanestro Bolzano che si riporta così in vantaggio. Saia. Prosperi. Miola. Ivanovic, braccata dalla difesa bolzanina, nulla può se non cercare uno scarico fuori. Palla che chiede che però tocca la linea di fondo, possesso pallacanestro Bolzano, 46 secondi al termine del secondo quarto. Uno contro uno, Kuit non si accorge dell'arrivo da dietro di Saias. Nessuna delle sue compagne di squadra le avevano infatti dato alcun alert. Ljubenovic, Prosperi, Saias in uno contro uno, cerca Petrova, l'ultima a toccare la palla, ha sentato, sarà possesso ancora per questo, sempre 28-27 il punteggio. Buono, Gio! Ljubenovic, Prosperi in uno contro uno, non va al tiro, c'è Bonvecchio che andrà a tirare avendo subito un fallo. Out. 28-27 il punteggio, 16 secondi al termine del secondo quarto. Emma Bonvecchio al tiro. Esce Saias per Sorbellini. Sbaglia il primo Bonvecchio. Realizza invece il secondo, 29-27. Intercetta palla Hafner, zone press, ben riuscita. 7 secondi al termine del secondo quarto, qui per assentato da 3, Giorgia assentato, tripla per lei. Termina così il secondo quarto, pallacanestro Bolzano 32, plus Cagliari 27. A fra poco. Vai di chewing gum. Anche io vorrei una chewing gum allora. La voglio anch'io. Vedo. Non so. Sì, ma. Dell'acqua? Gira un po' la testa. Mi gira un po' la testa. Va che ti spatacchi. Io ce l'ho l'acqua. Io la mia? Sì. Ma perché? Tu l'hai messa Questo. l'acqua, vero, dentro? Prova qua. Grazie. Sì. Scema. Non sapevo di... Ce l'ho! Non sapevo di avercela, perché me la metterei dentro, sennò io non me la porterei mai dietro. Vero? Ops. Prova. Ah,
nostre. Scusate. Sto chillando, manca solo un grill, poi faremo anche una grigliata, una di queste partite. Nel frattempo la grandissima Chiara Rossi mi ha allungato le statistiche. Sono nostre, ci tendo a specificare, cioè nostre nel senso, dobbiamo essere professionali, Chiara. Solo pallacanestro Bolzano, ok. Però riporta anche i punteggi di Cagliari, Striulli 2 punti, Saias 2, Sorbellini 3, Madeddu 8, Niola 3, Prosperi 4, Ljubenovic 5. Per pallacanestro Bolzano, Coit 11, Fabricini 8, Bonvecchio 1, Assentato 10, Hafner 2. Giriamo la pagina. Tiri da 2, pallacanestro Bolzano 6 su 14, tiri da 3 5 su 13, tiri liberi 5 su 6, falli effettuati, fatti, effettuati, è di Rovigo, insomma lei parla un po' così come le viene. Falli effettuati 7, falli subiti 10. Il primo quarto si è concluso sul punteggio di 16 a 11, il secondo 32 a 27. Ed è questo punteggio su cui torneranno in campo le due squadre in questo momento. Grazie Chiara, sempre precisa e puntuale. Tornano in campo Bonvecchio, Fabricini, Miriam Hafner, Assentato e in regia Kuit. Percus, Striulli, Ljubenovic, Niola, Puggioni e Madeddu. È proprio Kuss ad avere possesso all'inizio di questo terzo quarto. Striulli, Niola, Ljubenovic, finta il tiro, ribalta poi su Puggioni, Striulli ancora, finta l'ingresso, l'entrata verso destra, sceglie poi di scaricare palla Niola da 3, 32-30. Hafner. In uno contro uno Miriam Hafner scarica fuori su Kuit, che rimette in ordine le sue. Raddoppiata l'olandese, scarica fuori su Bonvecchio, Kuit ancora, da tre cari Kuit, realizza in faccia a Striulli l'ennesima tripla, 35-30. Ljubenovic per Niola, Striulli. Uno contro uno Striulli, bellissima palla per Madeddu che però non trova il canestro. C'è dunque Kuit a rimbalzo. Kuit. Bonvecchio, si chiude sul fondo, prova centro aria, mira Hafner che però decide di ribaltare su, Assentato. Arresto tiro per lei, sbaglia il tiro, c'è Ljubenovic a rimbalzo, apertura veloce su Striulli, Puggioni in uno contro uno, non trova il canestro, c'è Assentato. Kuit, si schiaccia sul fondo Kuit, trova bellissima palla per Giorgia, Assentato, 37-30, che giocata dell'olandese. Ottima anche Giorgia Assentato a farsi trovare assolutamente preparata. A centro area, Puggioni, e ancora lei a provare da tre il tiro, che realizza, 37-33.
ingenuità difensiva questa di Pallacanestro Bolzano, che ha lasciato Puggio in solitudine. Kuit, buon vecchio. Miriam Hafner. Kuit carica fuori, ci prova buon vecchio da tre. Non va al tiro, ma c'è assentato che si fa trovare pronta sotto canestro Fabricini per Kuit. Assentato. Non vecchio, ci riprova da tre la trentina. Anche questa volta non va al tiro, punteggio sempre fermo sul 37-33. Striulli. Madeddu. Miola, uno contro uno. Madeddu da fuori. Non va questa volta al tiro. Possesso Bolzano. Esce buon vecchio, torna in campo Garaffoni. Arrabbiata Emma Bonvecchio, probabilmente per non essere riuscita a finalizzare. Comunque due ottimi tiri. Sfortunata questa sera al tiro la trentina. Kuit. Hafner, sotto per Fabricini. Infrazione di passi. Io francamente non l'ho vista, o meglio non ci ho fatto caso. Mi dicono che in realtà pare non ci fosse. Così non è per l'arbitro, per cui riparte Cuscaglia, ripunteggia sempre Pallacanestro Bolzano 37, Cus 33. Trulli. Da tre sbaglia Niola, ma c'è rimbalzo la solita Ljubenović, che realizza così due punti per accorciare le distanze, riportando la sua squadra sul meno due. Garaffoni, Kuit, assentato in uno contro uno, Giorgia assentato, scarica fuori su Kuit. In qualche modo Kuit su Garaffoni, che ci prova da tre, non va il tiro. Cagliari ancora. Niola con calma attende Strilli. Ljubenović da fuori, Ljubenović prende tutto il tempo per realizzare una tripla che riporta la sua squadra in vantaggio. Più uno Cagliari, 37-38. Garaffoni per cui. Una zona che effettivamente non ha funzionato in questi primi minuti del terzo quarto. Suppongo pertanto che Pallacanestro Bolzano tornerà a difendere a uomo. Kuit da tre nel frattempo. Non va questa volta al tiro, ma c'è un'ottima Miriam Hafner a difendere il pallone. Subisce anche il fallo. È proprio Miriam Hafner a lasciare il campo per la gemella Daniela. Torna nel frattempo in campo anche Caldaro, per far riposare Madeddu. Hafner consegna la palla a Kuit, da tre Kuit sbaglia tutta, rimbalza la meglio di Benovic, che apre dunque velocemente su Puggioni. Niola, Ljubenović prova e cerca, trova Diullin uno contro uno, fuori per Puggioni da tre, ennesima tripla galvanizzata in questo momento Cuscagliari, 37-41 il punteggio. Sicuramente grande entusiasmo in questo momento in casa Cus. Kuit consegna la palla a Fabricini, che però non riesce a trovare un varco e sbaglia tutto su un tentativo di passaggio per Daniela Hafner. Possesso Kuss, time out chiamato da coach Sandro Pezzi. Malcontento generalizzato anche tra me, Chiara e Alessandra, le uniche presenti al Palavalter peraltro.
Indubbiamente una pallacanestro Bolzano che si è sfaldata con molta facilità in questi primi minuti del terzo quarto. Ne mancano 4:25 al termine del terzo, come detto, pallacanestro Bolzano 37, Cuscagliari 41, che al contrario sta assolutamente giocando meglio. Vediamo appunto se la strigliata di coach Sandro Pezzi e di Karin Kuit sarà servita in questo time out. Si riparte sul possesso di Cuscagliari. Striulli. Ivanovic, Puggioni, sfrutta il blocco di Caldaro in uno contro uno. Puggioni cerca uno scarico fuori, non va perché la palla viene intercettata da Garaffoni. Assentato, Kuit, assentato ancora, tanti palleggi, palla consegnata nelle mani di Niola. Striulli in uno contro uno, bellissimo canestro da parte del capitano Cagliaritano. 37-43. Palla che viene troppo palleggiata, dando appunto tutto il tempo a Kuit di posizionarsi bene in difesa. Hafner sbaglia, Ljubenovic a rimbalzo, si fa trovare pronta per Sulli con calma. Puggioni, Ljubenovic, Niola, Sulli in uno contro uno, scarica fuori su Ljubenovic, che decide di penetrare e di prendersi così un fallo. Saranno due tiri liberi per lei che porterebbero un potenziale più 8 sulla formazione di casa. Realizza il primo Ljubenovic. Sbaglia invece per un soffio secondo. 37-44. Kuit, 3 minuti e 10 al termine del terzo quarto. Butta blocco di Fabricini. Percussione in solitaria. C'è Fabricini a rimbalzo. 2 punti per lei. 39-44. Ottima Fabricini a farti trovare sempre pronta a rimbalzo. Striulli in uno contro uno, tutto facile per lei, altri 2 punti per Erika Striulli. Kuit attende movimenti delle sue, movimenti che però non ci sono, quindi prende l'iniziativa l'olandese da 3. Sbaglia questa volta la tripla, Niola a rimbalzo. Striulli ancora. Ljubenovic. Niola. Caldaro, bellissimo assist, sbaglia per Eugenia Caldaro, c'è Garaffoni, situazione di contropiede, non prende le misure del tiro, quindi sbaglia Garaffoni. Gusta ancora, sempre 39-46 il punteggio. Striulli con calma, chiama lo schema d'attacco, perde però grossolanamente palla, Kuit dunque si fa trovare pronta, assentato, subisce il fallo. Esce Garaffoni, torna in campo Bonvecchio. In casa Kuit, torna in campo Prosperi per Niola. Hafner. Kuit,
Kepner, uno contro uno verso il centro, subisce fallo, sarà ancora possesso pallacanestro Bolgar. Kuit. In uno contro uno l'olandese prova un varco, bellissimo canestro per Karin Kuit. 41-46. Sembra tutto facile vederla da fuori, in realtà sono movimenti veramente complessi, riesco sempre a finalizzare, trovare un varco l'olandese, dandoci talora lezioni di basket. Scrivili dall'altra parte, uno contro uno verso il centro, arresto e tiro per lei, c'è Caldaro lasciata completamente da sola a rimbalzo, 41-48. Bonvecchio da tre, ma Bonvecchio anche questa volta non va alla tripla, ma c'è Fabricini che subisce il fallo, saranno due tiri liberi per lei. Vamo, 36 secondi al termine del terzo quarto, pallacanestro Bolzano 41, Cuscagliari 48. Sbaglia il primo libero Fabricini. Sbaglia il secondo, ma c'è Hafner al rimbalzo. Fuori per cui. Lui finisce contro uno, arresto e tiro per lei. Sbaglia il tiro, l'ultima a toccare la giocatrice Bolzanina. Sarà dunque Pus in questi ultimi 24 secondi del terzo quarto. Striulli, Caldaro, Rosperi per Striulli che con tutta calma vuole giocare l'ultimo possesso di questo terzo quarto, disturbata da cui Striulli in uno contro uno subisce il fallo dell'olandese, 4 secondi al termine del terzo quarto, 41-48. Caldaro per Prosperi in uno contro uno, da tre Prosperi sbaglia, c'è Hafner, termina così il terzo quarto. Pallacanestro Bolzano 41, Cuscagliari 48. Parziale, correggimi se sbaglio, Chiara, ovviamente ampiamente vinto dalla squadra ospite. Sta riordinando le sue carte per fornirmi la miglior specchio della partita fino a questo momento. Questo quarto è stato vinto da Cuscagliari 19-9. Chapeau per Cus. Sto andando a memoria anche Striulli, che comunque aveva effettuato una prestazione un po' opaca nei primi due quarti. Questo quarto ha dato filo da torcere, realizzando sei punti in questo terzo quarto. Quello che sarà sicuramente un interessantissimo quarto, 41-48, tornando in campo le due squadre. Rinnovo i saluti ai 112 telespettatori in questo momento, uno share del 90% su tutte le televisioni italiane. Stiamo battendo praticamente Sanremo, la vita in diretta, domenica in Amici, mi suggerisce giustamente Alessandra. Guarda, fatto bene.
ma buon vecchio per Karin Kuit. 41-48, si entra nell'ultimo quarto. Cuscagliari che sta tentando, a cui sta riuscendo fino a questo momento, il colpaccio di battere la formazione bolgianina. Colpaccio solo per il fatto, appunto, senza nulla togliere la squadra ospite, ci mancherebbe altro, molto forte e molto completa, giusto per un fatto legato ovviamente a una lunga trasferta. Carico sto assentato nel frattempo da parte di Kuit, che al tiro subisce fallo, saranno due tiri liberi per lei, tali da poter eventualmente accorciare le distanze e portarsi sul meno 5 nel caso li realizzi entrambi. Realizza il primo assentato. Ed anche il secondo come da previsione, 43-48. Caldaro. Ibenovic con calma Striulli. Strulli attende il blocco di Ljubenović, cambia tutto però, bellissima palla di Ljubenović per Caldaro, passo e tiro, canestro più fallo, bellissima azione quella di Cuscagliari. Realizza anche il terzo punto Eugenia Caldaro, 43-51, Kuit. Hafner, assentato. In penetrazione Giorgia assentato, non entra la palla nel canestro. L'ultimo tocco per Cagliaritano, sarà possesso per il canestro di Eugenia. Fabricini, in uno contro uno Fabricini, lotta tra titani in questo momento, si gira però bene e ha la meglio Francesca Fabricini, 45-51. Nel frattempo raggiunge quota 12 punti Fabricini, grazie Chiara che ci tiene costantemente aggiornate rispetto ai punteggi individuali. Striulli! Non va questa volta all'arresto e tiro, c'è cioè buon vecchio ad approfittarne. Kuit. Bel dietro schiena di Kuit, uno contro uno per lei, tutto bene a parte il tiro. Striulli a rimbalzo. Ljubenović. Da tre Ljubenović, non va questa volta alla tripla ancora, si fa trovare pronta a buon vecchio a rimbalzo. Si porta verso il centro, consegna la palla a Kuit. Fabricini, uno contro uno ancora, raddoppio, triplicata, subisce però il fallo. Brava Fra! È proprio Fabricini a lasciare il campo per dare spazio a Valentina Marcello. Va bene, dai Anna, dai, dai, dai! Assentato. Buon vecchio da fuori, va questa volta la tripla più che meritata per Emma Bonvecchio. 48-51, finalmente. La canestra di Bolzano in questo momento galvanizzata dal recupero. Vediamo se si farà bucare in difesa come è accaduto nelle ultime azioni. Trulli, bel movimento per lei, scarica però fuori su Fuggioni, uno contro uno, arresto e tiro. Non va, cioè assentato a rimbalzo. 48-51 sempre il punteggio, 7 minuti e 20 a termine della partita. Kuit
verso il centro cui ti serve una bellissima palla per Bonvecchio che scarica fuori su Marcello. Due punti per Valentina Marcello, bellissima azione questa di pallacanestro Bolzano che così si riporta sul meno uno. Minuto chiamato da coach Xaxa. Quattordici, 16 sono i punti rispettivamente di Fabricini, Assentato e Kuit. Grazie Chiara Alessandra. Sul punteggio di 50-51 tornano in campo le due squadre. Bel recupero negli ultimi istanti di gara, prima di questo break, da parte di pallacanestro Bolzano. Palla adesso nelle mani di Kuss. Striulli. Recupera bene Emma Bonvecchio, sulla forte capitana di Cagliari, Caldaro Perniola. Ivanovic porta un blocco, Niola in uno contro uno, si spinge verso il fondo e commette sfondamento. Cui? Bonvecchio, cui ancora. Bonvecchio fuori, movimenti sotto canestro, qui attende però Hafner, scarica poi fuori, cambiando tutto su Kuit, tiro per Kuit, sbaglia Kuit, Striulli, uno contro uno, velocissima, prova da fuori Fuggioni, non trova però il canestro, c'è cioè Bonvecchio che si riporta verso il centro e aspetta con calma Kuit. Bonvecchio tocca col piede. La riga laterale sarà quindi di nuovo possesso per Kuss Cagliari. Sempre 50-51. Cambio nel frattempo, esce Fuggioni per Saias. Così anche Chiabotto per Kuit. Saias con non poche difficoltà consegna palla a Striulli. Caldaro uno contro uno, Caldaro intercetta, blocca la palla a Chiabotto. Neo è entrata, si porta dunque in posizione di playmaker. Marcello Assentato uno contro uno verso il centro, Assentato arresto tiro, non va però il tiro. Nulla di fatto, ancora punteggio fermo. Striulli. Ivanovic. Niola, Striulli. Striulli, Ivanovic in uno contro uno, fuori per Striulli, da tre, Erika Striulli. Sbaglia completamente la mira del tiro. Nulla di fatto, 5 minuti e 08 al termine del quarto quarto, 50-51 il punteggio. Kuss che si trova dunque avanti di un punto sulla formazione di casa. Partita che sarà dunque al Cardio Palma fino alla fine. Chiabotto. Uno contro uno Chiabotto. Solo primo ferro per lei, Ljubenovic a rimbalzo,
Fulli verso il centro, fuori per Ljubenović. Consegna di nuovo la palla al suo playmaker Caldaro, ancora per Strulli. Verso il centro, arresto e tiro, non va, ma c'è Caldaro. Fuori per Sayas da tre, non va la tripla. Buon vecchio, che si spettina raccogliendo il rimbalzo. Buon vecchio per Chiabotto. Resto di tiro, non va, c'è Caldaro che nel tentativo di prendere il rimbalzo subisce anche il fallo di Daniel Hafner. Esce nel frattempo Marcello per il rientro in campo di Fabricini, stessa cosa Chiabotto Puit. Sempre più uno Cagliari, 4 minuti 08 al termine della gara. Niola, Caldaro, Strulli ancora. Sayas, brutta il blocco di Caldaro in uno contro uno. Cerca ma non trova uno scarico, si fa trovare preparata la difesa bolzanina. Assentato per Bonvecchio, veloce su cui. Lui preferisce attendere il rientro di tutte le sue giocatrici, quindi fuori palla per Bonvecchio, dentro per Fabricini. Ribalta tutto su assentato, arresto il tiro, palla che non vuole entrare su quello che è un canestro stregato in questo momento della formazione di casa. Bonvecchio intercetta il pallone e subisce il fallo. Vogliamo l'occasione per salutare Ines Karin, Ines Karin, scusatemi, ha giocato e militato nella squadra bolzanina lo scorso anno, vedo che appunto sta guardando la partita, ciao e un abbraccio da parte di Nicola Alessandra Chiara. Ma torniamo alla partita, 2 punti di assentato che riportano la squadra di casa in vantaggio, 52-51, recita infatti il tabellone quando mancano 3 minuti a termine della partita. Strulli, brutta blocco di Caldaro. Si porta verso il fondo e d'esperienza si guadagna un fallo. Ljubenović da fuori per Sayas, Strulli ancora, attende i tagli delle sue. Iniziativa dunque per Erika Strulli, che bel canestro di Erika Strulli, 52-53, grandissima eleganza e fluidità dei movimenti. A bocca aperta io, Alessandra e Chiara Rossi. Kuz che si riporta dunque sul più uno, Kuit. Assentato, attende il blocco di Hafner, braccata assentato, riesce a trovare giusto Fabricini, ma tutto capisce Strulli che recupera il pallone. 2 minuti e 20 al termine della partita, 52-53, che partita ragazzi. Niola, Sayas, Fabricini però commette fallo su Ljubenović. Squadra non ancora in bonus, sarà dunque una semplice rimessa dal fondo. Esce nel frattempo Sayas e torna in campo Prosperi. Intercetta palla sulla rimessa, assentato, il possesso sarà però ancora per Kuz. 2 minuti esatti alla fine della partita, in questo momento Kuz che si trova sempre sul più uno.
sulla formazione di casa. Bimbe, guardate dove è finito il pallone che avete tirato. Se qualcuno si fa male... Occhio, eh. Grazie, Mattia. Buon rispetto. Si fa male? Succede nel frattempo qualcosa al tavolo. Chiarimento da parte dell'arbitro col tavolo stesso. Vediamo cosa verrà deciso. All'esito di questa chiacchierata, nulla come anticipato, rimessa da fondo per Cus. Libanovic, Strilli, Rosseri, uno contro uno, si gira bene, non c'è però il canestro, buon vecchio per cui. Andrà a tirare Karen Cui per aver subito un fallo da parte di Strilli. Tiri liberi che consentirebbero un nuovo più uno di pallacanestro bolzano su Cagliari. Realizza il primo quit. Due su due per Karen Cuit. 18 punti per lei in questo momento, grazie Chiara. Pallacanestro Bolzano 54, Cus Cagliari 53. 1 minuto e 43 a termine di una gara sicuramente avvincente e tesa fino all'ultimo secondo. Ricordiamo che Pallacanestro Bolzano non vince una partita dal mese di dicembre, non ha dunque ancora vinto nel 2021. Strilli, Puggioni, arretra per consegnare poi palla a Strilli, braccata da buon vecchio Strilli, si guadagna un fallo, saranno altrettanti liberi per lei. Tutte e due le squadre in bonus, mi suggerisce giustamente Chiara Rossi. Quei dettagli che fanno la differenza poi in una telecronaca, secondo me. Chapeau alle mie amiche. Realizza il primo Erika Strilli. Situazione di parità in questo momento. Sbaglia invece il secondo e viene fischiata anche un'invasione che avrebbe comunque invalidato la realizzazione del secondo libro. 54 pari, 1 minuto e 20 al termine di questa partita. Quip, ci vuole grande calma, grande sangue freddo come cantava, non mi ricordo chi, però effettivamente due doti necessarie in questo momento della gara. Quit, tutto regolare per l'arbitro, braccata da Strilli, ribalta su assentato, in uno contro uno verso il centro Giorgio assentato, passo e tiro per lei, non va il canestro, ancora possesso per la canestro Bolzano, assentato, Quit, Quit da tre, Karen Quit, non va questa volta il canestro, c'è Caldaro, 40 secondi al termine della gara. Con molta calma, Strilli. Sempre situazione di parità, lo ricordiamo per chi si fosse connesso in questo momento alla partita. Strilli fuori per Ljubanovic, in uno contro uno. Passo e tiro per lei, non va il canestro. 14 secondi al termine della gara, situazione di parità.
Cardio Palma, l'avevamo detto all'inizio di questo quarto quarto, così è Kuwait da sola, non va per un pelo, finisce così, saranno tempi supplementari, gente, i primi per quel che riguarda pallacanestro bolzano di questa stagione. Che fatica! Saranno dunque tempi supplementari nell'incredulità totale di noi poche anime presenti al Palavalter, perché non sappiamo se ce la faremo a portare avanti la partita per altri 5 minuti, dunque non vogliamo immaginare nemmeno le squadre in campo. Ad ogni modo entrambe molto buone durante appunto questi tempi regolamentari, una partita che ha sicuramente il diritto di trovarsi in parità in questo momento. Non mi sentirei, infatti, cosa dite voi ragazze, di sbilanciarmi, no? Rispetto a chi abbia meglio giocato. Verena giustamente mi chiede se io abbia ancora batteria nel mio cellulare che utilizziamo per le nostre cronache. Io spero di sì. Qualora dovesse spegnersi, non venite a cercarci. Abbiamo in casa il cellulare di Chiara, che però non ha la password del wifi, perché noi siamo un po' così, un po' agricole, no? Insomma, delle ragazze di campagna. 54 pari, tempi supplementari. Questo quarto ultimo l'abbiamo vinto 13-6. Mi suggerisce Chiara che l'ultimo quarto è stato vinto da Pallacanestro Bolzano per 13-6. Sospiri, risatine isteriche naturalmente. Che vinca la squadra migliore, non c'è altro da aggiungere. Ringraziamo intanto entrambe le squadre per averci offerto fino a questo momento sicuramente un bel basket, sia da una parte che dall'altra. Ma torniamo alla partita. Forza, su via! Ricordiamo che entrambe le squadre si trovano in bonus. 54 pari, tempi supplementari. Kuwait. Fabricini, Sandro Pezzi ha schierato ovviamente le migliori fino a questo momento sul parquet, per quelli che sono gli ultimi minuti decisivi della gara. Hafner sbaglia, cioè Ljubenovic ha rimbalzo per Strulli, altrettanto ha fatto coach Pazza. Ljubenovic Rosperi in uno contro uno, si gira bene verso il centro, non trova però un varco, tenta comunque il tiro, l'ultima a toccare è proprio lei, possesso pallacanestro Bolzano. Kuwait, assentato, Kuwait ancora. Fabricini non riesce a girarsi, decide così di scaricare su Bonvecchio, uno contro uno, arresto e tiro per lei dal centro, non va, ma c'è solita, desiste dal tiro Bonvecchio ripartendo tranquillamente su Kuwait, tripla per Kuwait, non va, c'è assentato, non va il canestro, quindi Bonvecchio. Possesso ancora per pallacanestro Bolzano, nonostante appunto non sia entrata su quei tentativi la palla. Assentato, scarica su Kuwait. Kuwait, assentato, da fuori, tripla e tiro libero per lei. Succede di tutto al Palavalter in questo momento. Tripla di tabella per Giorgia Assentato e sarà anche tiro libero per la pugliese. Un'azione che vale come un'osi nel deserto in questo tempo supplementare a 3 minuti e 31 dalla fine, 57 pallacanestro Bolzano, 54 Kuwait. Segna anche il libero Giorgia Assentato, 58-54. E in questo momento Giorgia Assentato 20 punti.
Che fatica, ragazzi, che fatica. Ljubenović, Caldaro. Commette fallo Emma Bonvecchio. Andrà a tirare Erika Striulli. 58-54, lo ribadiamo. 3 minuti al termine di questo supplementare. Erika Striulli al libero. Sbaglia il primo Striulli. Realizza invece il secondo, 58-55, accorcia così le distanze Erika Striulli su un'ottima azione personale di Giorgia Assentato da 4 punti, tripla più tiro libero. Kuit. Hafner per Assentato, consegna la palla al suo playmaker. Al centro Kuit, arresto e tiro, grande classe, cari in cui 60-55 più 5 per la formazione di casa. 2 minuti e 50 poco più al termine del supplementare. Striulli in 1 contro 1, 2 punti ancora per Erika Striulli. Chiara mi dirà a questo punto 12 punti personali per Erika Striulli. 60-57, qui con calma. Fabricini, Kuit. Tre secondi al termine dell'azione d'attacco, Assentato si prende la responsabilità del tiro, solo primo fallo, ma è ancora Giorgia Assentato a lanciarsi sul rimbalzo. Pallacanestro Bolzano che sta cercando di prendersi questa partita con i denti, con tutte le forze a disposizione, non vincendo, lo ribadiamo, da 3 mesi. Kuit commette nel frattempo fallo di sfondamento. 60-57, 2 minuti 0-3 al termine di questo supplementare. Coronarie seriamente compromesse. Due minuti e 0-3, lo ribadiamo alla fine del supplementare. Pallacanestro Bolzano 60, Cuscagliari 57. Cuscari. Braccata da Giorgia Assentato, cerca di consegnare la palla, ci riesce su Striulli in 1 contro 1. Caldaro commette ingenuamente infrazione di passi, Eugenia Caldaro. Chiaro che in questo momento tutte le cagliaritane cerchino Erika Striulli. Vai cari! Kuit. Sempre più 3 per Acciaieri e Valbruna. 1 contro 1, cambia velocità, consegna però poi la palla a Fabricini, cari in cui l'ultima a toccare palla è Hackner, sarà possesso cagliaritano. Striulli. Caldaro finta il passaggio e va a guadagnarsi un fallo, saranno 2 tiri liberi per Eugenia Caldaro. Ma diciamo che se andassero a buon fine i 2 liberi, Cusi si troverebbe sul -1 a 1 minuto poco più al termine di questo primo tempo supplementare. Realizza infatti il primo Caldaro. E realizza anche il secondo, 60-59. Kuit Assentato in 1 contro 1, Giorgia Assentato
Marcello realizza due punti, riporta la sua squadra sul più 3, 62-59. Che fatica, 59 sono i secondi che invece mancano al termine del supplementare. Stiuli scarica fuori su Libenovic per la tripla, va la tripla, parità ancora, 62 pari. Io, Chiara, Alessandra, siamo disperate. Voi non potete vederci, aggiungo per fortuna. Qui! Assentate in uno contro uno, scarica fuori per cui Marcella a portarle un blocco, tutto dunque, prende la responsabilità, fuori per Hafner. Due punti per Daniel Hafner, che credo siano i primi della partita, no, è il quarto. Mi corregge Chiara Rossi, 28 secondi al termine, Strulli, alla canestra Bolzano sul più 2, Prosperi da 3. Realizza la tripla, mancano 20 secondi, Kuss sul più 1. Mio Dio, in quella che doveva essere una domenica tranquilla, primo giorno di primavera, c'è il sole fuori, cosa poteva mai capitare? Capita che a 20 secondi dalla fine del primo tempo supplementare Kuss Cagliari si trovi in vantaggio di soltanto un punto su pallacanestro Bolzano.